catalizzatore è una sostanza in grado di modificare la velocità di una reazione chimica, favorendo la conversione di reagenti in prodotti specifici. Non si consuma durante la reazione e pertanto rimane inalterato alla conclusione della stessa. Esempi di materiali catalitici possono essere acidi, basi, sali di metalli, metalli, ossidi, enzimi. Tutti noi ogni giorno abbiamo diverse esperienze catalitiche. Facciamo un esempio classico: la sintesi dell'ammoniaca degli elementi, cioè da azoto e idrogeno. Un processo importantissimo perché è alla base della sintesi dei fertilizzanti azotati che permette l'approvvigionamento di cibo per l'umanità. Questa reazione, in condizioni operative favorevoli alla sintesi, in assenza di catalizzatore essenzialmente non avviene, è troppo lenta. L'aggiunta di un catalizzatore a base di ferro rende possibile l'instaurarsi di velocità di reazioni compatibili con i vincoli di processo, rendendo di fatto possibile la produzione su larga scala di ammoniaca. Altri esempi possono essere la marmitta catalitica della nostra autovettura, tale da rendere il livello di inquinanti che emettiamo durante la guida compatibili con i vincoli dettati dalle normative, i famosi Euro 5, Euro 6, Euro 7. Come funziona un catalizzatore? Cioè, come è in grado di modificare la velocità delle reazioni chimiche? Un catalizzatore contiene siti attivi in grado di legarsi in modo opportuno alle molecole del sistema. Il catalizzatore in questo processo si consuma e si produce, dando vita a un'operazione ciclica che prende nome di ciclo catalitico. Il catalizzatore è in grado non solo di convertire un reagente in un prodotto generico, ma in un prodotto specifico, cioè la selettività a un prodotto target è caratteristica. La catalisi ha quindi un ruolo fondamentale nell'economia e nella società odierna, ma ne assumerà uno sempre maggiore in futuro, specie nell'ottica della transizione energetica e dell'uso sostenibile delle risorse. Diversi gruppi di ricerca, anche qui al Politecnico di Milano, con un approccio estremamente multidisciplinare, si stanno impegnando per lo sviluppo di materiali e processi catalitici al fine di accumulare, per esempio, energia rinnovabile in legame chimico attraverso la sintesi sostenibile di vettori energetici puliti, come l'idrogeno, riutilizzo della CO2, oppure attraverso processi per la catalisi ambientale e il riciclo chimico delle plastiche, che è fondamentale nell'ambito dell'economia circolare.